Borse di studio finanziate con soldi privati. Un investimento civico per sostenere il percorso scolastico di 17 adolescenti che vivono in famiglie con ridotte possibilità economiche. È il risultato di un patto virtuoso fra il Comune di Napoli, la società Sebeto e l'associazione Onlus Insegnanti Senza Frontiere. I ragazzi e le ragazze sono stati individuati su tutto il territorio cittadino in base alle segnalazioni di dirigenti scolastici e insegnanti. Saranno seguiti da un tutor e la borsa economica sarà collegata a un programma biennale la cui rigorosa continuità sarà condizione necessaria a garantire il contributo. Siamo fuori dalla sterile logica assistenziale degli anni passati, che cronicizza le situazioni di bisogno e di marginalità, rivendica l'assessora all'istruzione Anna Maria Palmieri. Questo è un progetto di contrasto alla dispersione scolastica basato sulla responsabilità di tutti. Noi attraverso l'associazione, mettendo a disposizione due tutor giovani, accompagneremo questi ragazzi senza invaderli. L'obiettivo è questo, far crescere dei ragazzi giovani nell'amore per lo studio, nel successo scolastico e nella prospettiva di poter avere un futuro. Simbolo dell'iniziativa, un barattolo di latta con le etichette d'autore create per l'occasione da artisti e designer. Il Comune di Napoli è stato semplicemente, ha svolto un ruolo che l'ente locale in questo tempo di crisi dovrebbe svolgere, cioè un ruolo di mediazione, è un modo per suggerire ai cittadini napoletani che pari opportunità significa anche pari responsabilità.